Ciao a tutti, ben ritrovati a Tuareg in Sud con Clio e con la piccola Lulu. Oggi voglio parlarvi di un cibo dell'antica Grecia, le famose fave di Santorini, dette anche fasoli. Dopo aver lavato le fave, le mettete in una pentola piena d'acqua a cuocere a fuoco lento, aggiungete poi del sale, pepe, continuate a cuocere sempre a fuoco lento, mescolando costantemente. Una volta che tutto ha raggiunto una consistenza densa e cremosa, togliete l'humus dal fuoco, guarnite con origano, fettine sottilissime di cipolla e olio. La ricetta si chiama hummus di fave. Pronto, cugina Bedda, ma c'è sta zitto? Qui sta tutta la roba di l'usaletto. E sta cosa che sta dici non è perfetta. Qui sta si chiama fainetta. Fainetta. Se di sta fainetta ne faci in eccesso, hai sempre buono all'uccesso. E tutto il mondo sta tacito quando ne metti lo pane fritto. Ma in Grecia si serve così da sola. Poi fai la scarpetta con altre cose, ma mica col pane fritto. E poi scusa, che è sta cosa verde? Anche se agli piccinini noia, la fainetta mangiata con la foglia. Le coltivazioni risalgono a 3500 anni fa. Si tratta dell'humus greco di Santorini. Sicuramente, erano i miei cugini che sono andato a Santorini. A Santorini. Buona. Cosa ne pensi di questa lezione, questa volta? Dentro le fave ci va la cipolla. Allora tocca a te la dico e tocca a me la metto. Io non so paccio, intra la fainetta c'hai pure un lulaccio. E poi ci hai pure un'aura cosa, si chiama carotazzo. E quando lo metti tutti si attaccano a lui. Inizi già l'usalento che non ci si annoia. Mangiati be tutti la fainetta con la foglia.